grab that? Sinclair. Che cos'è la transmedialità? Vedete questo prato? Immaginate che questa è l'esperienza che noi facciamo fare al pubblico. Cominciamo da questa porta. È un entry point. Qui entro nell'esperienza transmediale attraverso il giornale quotidiano in carta. Leggo un articolo e mi interessa, trovo due o tre parole chiave, vado su Google e da quelle parole chiave entro da un'altra porta e sono nel web e mi sto facendo un'esperienza transmediale legata alla prima esperienza, quella cartacea, adesso me la sto facendo via web. Vado su transmedia.eu, lo apro, trovo il web documentario, op, e ci entro e questa volta sono in un grande web documentario con ricchi filmati, con approfondimenti testuali, con fotografie. Oh, I don't know. I don't know what I want. Che mi permettono di approfondire ulteriormente questa esperienza. E a quel punto trovo il riferimento a un libro e vado in libreria, me lo compro e approfondisco ancora di più. Entro da un'altra porta che si chiama libro. E insomma, ho fatto 1, 2, 3, 4 punti di entrata, in English entry points, ho capito meglio un certo tema, mi sono anche divertito. Dagli anni 90 che si parla veramente, no, della convergenza delle piattaforme, però quello che è veramente successo è che da un paio d'anni abbiamo assistito a livello internazionale allo scatto in avanti, cioè al fatto che le piattaforme oggi esistono, la televisione va su internet, i giornali vanno sul web, quindi il web ha costituito un primo momento di convergenza straordinaria, adesso c'è tutto il fenomeno delle applicazioni mobili, per cui il web esce, diciamo, dal computer e va su dispositivi mobili. Allora, questo grande scenario che si è aperto evidentemente innanzitutto un'opportunità per spingerci a creare e pensare dei nuovi contenuti per un nuovo tipo di utente. L'Italia sicuramente è un paese che, bloccato all'interno della logica televisiva, è indietro rispetto a questi temi. Io credo quindi oggi ci sia un grande bisogno di sperimentare l'innovazione. Il problema è che tutti sappiamo che, come dire, gli investimenti sull'innovazione oggi non esistono. Si parla solo di tagli e di crisi, ma credo che proprio perché siamo in un momento di crisi dobbiamo guardare oltre per uscire da questa crisi. Con i produttori indipendenti di documentario a Torino abbiamo sviluppato in questi anni un progetto di ricerca precisamente per andare in direzione di una efficacia nella produzione di contenuti transmediali. Questo significa che realizzeremo non soltanto i documentari, ma degli app da caricare sugli smartphone e sui tablet, grazie ai quali, una volta che l'utente si trovi in una situazione fisica, geografica, di presenza in un luogo interessante all'interno della tematica del documentario, potrà, semplicemente inquadrando la realtà, ricevere approfondimenti specifici grazie alle tecnologie di realtà aumentata. In qualche modo in questa fase ancora ogni progetto è un po' un prototipo e quindi, come dire, come puoi fare un film low budget, un film da 5 miliardi di dollari, così puoi prevedere un progetto crossmediale che abbia un low budget o un alto budget. Non è una questione di aumento di costi, è veramente più che altro una questione di rivoluzionare la capacità di produrre, di inventare dei nuovi modelli produttivi, di inventare dei nuovi team creativi. Questa è la grande sfida. Cioè oggi per produrre un contenuto crossmediale, ognuno di noi che è abituato a fare un mestiere del passato deve mettersi in rete con persone che arrivano da un background diverso e insieme provare a concepire dei prodotti nuovi.